Voglio amarti per l'eternità. Voglio amarti per l'eternità. Voglio amarti per l'eternità. Voglio amarti per l'eternità. Maria Cristina Cella nasce a Monza il 18 agosto 1969 da papà Giuseppe e mamma Caterina e cresce nel quartiere Bellaria di Cinisello Balsamo. Sarà seguita 5 anni dopo dalla nascita del fratello Daniele. La prima cosa bella che è successa è quando la vigilia di Natale abbiamo avuto il responso che aspettavamo Cristina, proprio la vigilia di Natale, è stato il nostro regalo di Natale. Ecco. All'età di 6 anni frequenta la scuola elementare Padre Annibale di Francia a Monza. In questi anni inizia ad andare all'oratorio e a frequentare il catechismo. Ero la sua catechista e per questo il rapporto tra noi divenne molto intenso. Sembrava una ragazzina come tante. Giocava, parlava, pregava, era anche scherzosa. Però nella ordinarietà della sua vita quotidiana rivelava la straordinarietà, dava l'impressione di chi in ogni momento fosse in relazione con Dio. Proprio qui su questi campi di calcio, che allora erano tutti in terra battuta, ci giocavano i ragazzi, Cristina mi invitò a venire qui un pomeriggio perché lei faceva la volontaria alcuni pomeriggi la settimana insieme ad educatori molto più grandi di lei e intratteneva e faceva giocare dei ragazzi disabili della zona. Mi invitò a venire a provare con lei a passare un pomeriggio qui con questi ragazzi. Passò da casa mia, mi venne a prendere, forse temeva che sennò non ci sarei venuta e ci trovammo qui con questi ragazzi che di fatto avevano il cuore da bambino ma molti avevano un'età adulta. E quello che mi colpì fu il fatto che lei interagiva benissimo con loro. Era contentissima, sorridente, me la ricordo proprio sorridente, che li faceva correre su questo prato. Per me era tutto nuovo, poi 12-13 anni, ero un po' in difficoltà a interagire, approcciarmi con questi ragazzi. Lei invece era proprio veramente a suo agio. Lei era così, era allegra, era solare. E già da allora, avevamo 14-15 anni, riusciva a dare la giusta importanza alle cose. L'oratorio era anche luogo di formazione cristiana, dove gli educatori, nelle persone del coadiutore e delle suore, accompagnavano i ragazzi in un cammino di ricerca vocazionale. La nostra amicizia è iniziata qua, in questa parrocchia, in questo chiostro, in questa cappellina, dove andavamo spesso per la messa, soprattutto lei, devo dire. Era un suo appuntamento al quale era molto fedele. C'era la messa alle 7 del mattino. Iniziando questo percorso di vita spirituale che le nostre suore hanno proposto a tutti noi per la ricerca della vocazione, per capire cosa fare nella vita. E lei si è fidata di questa proposta cristiana. Intorno ai 15 anni, Cristina comincia a scrivere quel diario personale che l'accompagnerà lungo tutto l'arco della sua vita. Dio solo. Signore, voglio solo te. Amo solo te. Cerco solo te. Cosa importa soffrire nella vita se dietro l'angolo ci sei tu che mi attendi per darmi la gioia immensa? Cosa importa nella vita se lo sconforto ci prende quando la tua mano è stretta alla mia? Era in occasione di un ritiro fatto, un ritiro spirituale di 3 giorni nel convento delle Suore della Carità a Brescia. Mi ricordo che notai Cristina dalla finestra della sua camera e che continuava a scrivere, scriveva in continuazione. E io, adolescente, perché erano proprio gli anni della nostra adolescenza, mi chiedevo: ma cosa avrà mai, no, da scrivere? Cioè, ma perché non esce, no, un po', sta qui con noi? E questa cosa mi era rimasta veramente forte dentro, perché non riuscivo a capirla. Ora so
cosa stava scrivendo. Proprio in quegli anni lei riempiva quelle pagine di quel diario che adesso, no, tutti conosciamo, no? E così è diventata più mia, perché ho scoperto veramente chi è, l'ho conosciuta per quello che lei è sempre stata in realtà, perché poi lo vedevamo, no? Comunque che aveva qualcosa in più, ma non potevamo sapere. Il periodo liceale vede una ragazza molto impegnata, desiderosa di riuscire bene negli studi e di incontrare nuovi amici. La sua passione per le lingue straniere la porta a scegliere il liceo linguistico Regina Pacis di Cusano Milanino. Cristina era una compagna di classe. Ricordo che per un periodo ero stata seduta di fronte a lei, in realtà di fianco, lei era esattamente lì, e non ricordo il motivo per cui in quel momento mi sono girata. Non credo che lei mi stesse chiedendo qualcosa o ci fosse un motivo particolare. So che mi sono voltata, ho incontrato il suo sguardo. Sono proprio sentita vista, mi sono sentita voluta bene, veramente mi sono sentita voluta bene. Un ricordo che ho di Cristina è qua in classe. Diciamo che da lì è nato il suo fatto di essere il mio angelo custode. Eravamo in prima superiore e io facevo un po' fatica con la scuola, e allora gli insegnanti avevano deciso così di assegnare un tutor, e quindi Cristina è diventata il mio tutor per tutto il secondo periodo dell'anno scolastico e mi ha aiutato proprio nelle materie in cui facevo più fatica. E io dico sempre che il primo miracolo l'ha fatto lì, perché sono stata promossa a fine dell'anno. Nell'estate del 1985, a 16 anni, Cristina incontra per la prima volta Carlo Mocellin. Si trovano a Valstagna, un paese della Val Brenta, a pochi chilometri da Bassano del Grappa, dove trascorreva le vacanze estive presso la casa dei nonni materni. L'incontro segnerà una svolta nella sua vita. Per lei si tratta di fare i conti con la propria scelta vocazionale. Appena compiuti i 18 anni, di ritorno da una vacanza di studio in Canada, Cristina scopre di essere colpita da un grave sarcoma alla coscia sinistra. Guarita completamente dalla malattia, Cristina supera brillantemente l'esame di maturità e si iscrive alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere presso l'Università Cattolica di Milano, assieme alle amiche Isabella e Donatella. In questi anni matura il desiderio di sposarsi presto con l'amato Carlo. Poi ho avuto la fortuna di proseguire con lei gli studi all'università, e la cosa che ricordo con grande simpatia il fatto che il lunedì mattina in università lei arrivasse piuttosto triste e rammaricata, perché Carlo aveva passato il weekend a Cinisello e poi però era partito la mattina per tornare a lavorare in Veneto, e lei arrivava depressissima e aveva queste giornate nere, e mi scriveva a me o a Isabella dei numeri a margine dei fogli. Meno 250, meno 450, ed erano i giorni che mancavano al suo matrimonio. E io dicevo, Cristina, ma manca un sacco di tempo. Però mi rendo conto che il legame era molto forte tra di loro, e credo che ci siano poche persone che riescano a vivere l'amore con quel coinvolgimento, quella fedeltà e quello slancio, quella purezza anche che riconosco lei avesse, che il loro amore abbia avuto. Cristina e Carlo si sposano il 2 febbraio del 1991 a Cinisello Balsamo, nella chiesa della Sacra Famiglia. Da quel momento Cristina andrà a vivere con Carlo a Carpanè, in Val Brenta. Io, Cristina, prendo te, Carlo, come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia,
e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Zia Cristina, a dir la verità non sono mai riuscita a chiamarla zia, vista la poca differenza di età. L'ho sempre chiamata Cristina. Mi ritengo molto fortunata perché ho potuto trascorrere moltissimo tempo assieme a lei da quando è venuta ad abitare a Carpanè. Posso dire che lei è stata ed è tuttora maestra di vita. Mi ricordo quando arrivavo a casa sua, mi apriva la porta sempre con un grande sorriso e mi diceva: ciao, che sorpresa, sono felice tu sei venuta a trovarmi. Ti faceva sentire sempre ben accolta, in qualunque momento tu arrivassi. I primi anni di matrimonio trascorrono sereni e vedono la nascita di Francesco nel dicembre del 91 e di Lucia un anno e mezzo dopo. Mi dice la mia mamma: corri bambino a scuola, poi dico la preghiera che m'accompagna fino alla sera. All'arrivo della terza gravidanza, quella di Riccardo, però, ricompare il sarcoma che l'aveva colpita 5 anni prima. Carissima suora Anna Rosa, ho saputo che devo essere ancora operata e subito il timore e lo sconforto hanno lasciato il posto all'accettazione e all'abbandono, nella fiducia che, comunque vadano le cose, lui mi ama e mi ama, continua ad amarmi. Ho sempre in mente le sue parole. In una lezione di catechismo, avrò avuto 11-12 anni, ci disse che Dio non ci ha salvato con un panettone, ma con la vita del suo unico figlio. Sono le sue testuali parole, e questa frase l'ho sperimentata nella mia vita. Forse sembrerò superba, ma penso che Dio voglia continuare a salvare il mondo anche attraverso la mia sofferenza, e se lo riterrà giusto, anche attraverso la mia vita. Quanto hai sofferto e quanto soffri per noi peccatori, Maria. Cosa posso offrirti oggi se non il mio dolore, le mie pene? Tu che sei madre comprendi le mie angosce. Tieni sotto la tua protezione i miei figli, te ne prego. Guarda con amore mio marito perché possa crescerli e avvicinarli sempre più al Signore. E se puoi, e a te Gesù non nega nulla, chiedi a tuo figlio la grazia di farmi restare ancora qualche anno qui, di modo da... E mi ha detto: io vado solo un attimo prima di voi. Voi dopo mi raggiungete subito. Mi ha affidato i figli, i suoi gioielli. Non abbiamo potuto fare a meno di guardarli. Con grande soddisfazione, ecco. Ma lei sapeva dove andava. Sapeva tutto. A 10 anni di distanza dalla morte, nel 2005 Don Patrizio Garascia, superiore dei padri oblati di Rho, pubblica il diario di Cristina con il titolo Una vita donata. Mi ha subito elettrizzato, subito, mi ha subito colpito. E ho scoperto che questa ragazza qui, a 16 anni, aveva già fatto la sua scelta, l'opzione fondamentale, il Dio solo. Aveva già scelto lei a 16 anni, sono rimasto elettrizzato. La cosa che mi ha colpito di più la prima volta che sono stata a casa loro, a casa dei genitori di Cristina e di Carlo e dei ragazzi, è stata la sua presenza, perché sembrava proprio che lei fosse lì con loro, che fosse presente fisicamente. Questa è l'impressione che ho avuto io la prima volta e la confermo vedendo i frutti che sono seguiti, la crescita dei suoi ragazzi. Io credo che veramente Cristina stia accompagnando ancora, sia presente ancora nella sua famiglia. Ringrazio Dio per aver avuto la possibilità di conoscere Cristina e aver potuto vivere questi intensi, anche se pur pochi anni insieme. E lei mi ha permesso di poter vivere questa esperienza dell'amore vero, l'amore misericordioso, l'amore eterno di Dio Padre. Mi piace pensare anche che Cristina era una di noi,
che non era questa persona speciale perché aveva dei doni speciali, ma perché ha fatto le scelte giuste, si è affidata completamente a Dio Padre e lui ha potuto operare nella sua vita e fare cose grandi, e sempre nella sua normalità e con le sue povertà. Beh, intanto non posso che ringraziare veramente per tutti i doni che abbiamo ricevuto noi come famiglia, ma anche per il dono grande che è stato appunto la mamma anche nella mia vita. Caro Riccardo, tu devi sapere che non sei qui per caso. Il Signore ha voluto che tu nascessi nonostante tutti i problemi che c'erano. Papà e mamma, puoi ben capire, non erano molto contenti all'idea di aspettare un altro bambino, visto che Francesco e Lucia erano molto piccoli. Ma quando abbiamo saputo che c'eri, t'abbiamo amato e voluto con tutte le nostre forze. Ricordo il giorno in cui il dottore mi disse che diagnosticava ancora un tumore all'inguine. La mia reazione fu quella di ripetere più volte: sono incinta, ma io, dottore, sono incinta. Per far fronte alle paure di quel momento, ci venne data una forza smisurata di volontà di averti. Mi opposi con tutte le forze al rinunciare a te, tanto che il medico capì già tutto e non aggiunse altro. Riccardo, sei un dono per noi. Fu quella sera, in macchina di ritorno dall'ospedale, che ti muovesti per la prima volta. Sembrava che mi dicessi: grazie mamma che mi vuoi bene. E come potevamo non volertene? Tu sei prezioso, e quando ti guardo e ti vedo così bello, vispo, simpatico, penso che non c'è sofferenza al mondo che non valga la pena sopportare per un figlio. Grazie, Signore. Quello che sento un po' nella mia vita è quello di rendere grazie anche per il bene che ha voluto a me, un bene semplice, un bene coerente poi col suo modo di vivere. Nulla di straordinario, ma proprio un qualcosa di vero, di sincero, un amore che spero di poter ricambiare ringraziandola con la mia vita. Il tuo miracolo è l'amore, non c'è niente di più, è sfiorare il cielo infinito e volare sempre, sempre più su. Okay.